back in ETV. Sotto il cielo di Balcony TV Genova, il duo Giulia's Mother. Ce n'è solo uno, ma dopo verrà anche l'altro. I want to know all the ways that I can smile, nothing or words. I need so much more. Do you really need those cars, money and stuff like that? I don't believe you if you say to me, land on a green field, then I'm in. So will you lie to me now? Stop your flow. Don't you feel your breath anymore? If you hug what you don't know, will you feel fine? Can you say that all you had yesterday was right? I don't believe you if you say to me, laying on a green field, then I'll. Don't you see the child? He's running on. He doesn't care to fall down. Yesterday was right. Try to say to me now. So will you lie to me now? No, no, no. Lie, 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 lie. Don't you see the child? My love, my heart. Life's so beautiful. Don't you see the child? Allora, Delicatessen, formato chitarra, parliamo subito di questa chitarra. Sì. Qua c'è scritto? Ma è una frase di, ovviamente, di Bob Dylan. May your heart will always be joyful, may your song always be sung. Cioè? Possa il tuo cuore essere sempre pieno di gioia e possa le tue canzoni essere sempre cantate. La tua canzone. Allora, Giulia's Mother è un duo. Sì. Invitiamolo subito, vieni. Parte 2 di Giulia's Mother. Ecco, presentatevi. Ah, io sono Andrea Baileni. Io sono Carlo Fasciano. Allora, una proposta che viene da Torino, come si può chiamare il vostro genere?
Perché il set non è questo, solo chitarra, no? C'è tutta una serie di... Sì, c'è tutta una ricerca sul suono e tanta effettistica. C'è questo pick-up che ricrea il basso, dei cori sulle voci, riverberi, delay e altri effetti. C'è una ricerca del suono. Per Balcony, essendo più scarni, abbiamo scelto un modo un po' più folk, quindi il buon Carlo è rimasto fuori. E quindi è in veste promozionale. Ha preso il sole. Preso il sole, tranquillo, qua guardando Genova, fantastica. Ha preso il sole, ma reca anche nelle sue mani il nuovo CD. Questo fantastico CD. Come si chiama? Truth, che è il nostro album che è in uscita, cioè è uscito. Sì. È uscito. Niente, è in vendita. E lo stiamo promuovendo in giro con un tour per l'Italia. E poi saremo anche a Edimburgo e in giro un po' per l'Europa. E proviamo un po' a uscire da qui con la nostra musica, insomma, quello che ci piace fare. Allora, true, quindi la verità è che Julia's Mother si chiamano così perché so che avete incontrato una ragazza. Solo una, spero così. Qualcuna di più. Detto così, no, Julia è diventata il simbolo di una bella generazione che verrà, una ragazza di 20 anni che ci ha dato tante belle speranze. Mother sta per madre natura, è un elemento al quale noi siamo molto, molto legati, siamo legati ai nostri paesaggi, alla natura e riappropriarci delle cose belle che ci stanno intorno e che non costano nulla. Anch'io ho scritto una canzone, come ti dicevo prima, che si chiama Madre Natura, la tua cura. Ok, facciamo un duetto. No, vi posso vendere la canzone se magari mi date qualcosa. Va bene, quanto vuoi, non c'è problema. Ultimo step dell'intervista, voi fate parte di un'etichetta molto interessante, che è la Inri Metatron. Sì, la Inri è un'etichetta torinese fondata da una parte di Linea 77, e lasciano una grande libertà artistica e di questo noi ne siamo molto felici perché possiamo esprimerci esattamente come vogliamo, insomma, ed è quello che ogni artista penso si auguri, quindi noi che ricerchiamo una verità in senso assoluto, quindi anche una libertà di potersi esprimere e esprimere liberamente quello che sentiamo che è vero per noi, insomma. Grazie mille giovani, ce l'abbiamo fatta, sembrava di no, dopo di sì, una splendida giornata, grazie ancora Julia's Mother. Grazie a te. Balcony TV o TV Genova, /Italia/Mondo, questo è il tetto del Teatro da Tosse, più sotto Giardino Luzzatti, alle riprese Davide Colombino, io sono Michele Ferrero. Ciao.